diciamo che io ho seguito 5 anni, gli ultimi 5 anni, questa amministrazione, più vivendola praticamente, vivendo quelle che sono le vicende amministrative e quindi anche incominciando a capire effettivamente come funzionava questa macchina, che è, non è facile da pilotare, ecco, diciamo. E quindi da lì poi è arrivato anche un po' l'entusiasmo e quindi alla fine mi sono fatto coinvolgere o mi sono autocoinvolto, non lo so, e siamo finiti a fare questa prima esperienza, non, dopo aver vissuto tantissime campagne elettorali, però da spettatore, da cittadino, più o meno impegnato, diciamo, sono arrivato alla determinazione di fare il candidato consigliere. Quindi, io purtroppo ho un carattere polemico. Dico io, guardo dall'altro lato ora, amministrazione, cioè coalizione con candidato Staniverde, sindaco. Staniverde ha avuto 5 anni per darsi da fare e creare un qualcosa che fosse affascinante, nuovo, bello, giovane, ecco. E invece mi trovo adesso una coalizione che è fatta di vecchi politici trombati dell'epoca, alcuni trombatissimi, che certo sono stati artefici di grandi catastrofi che sono amministrative a Forio. Quindi partiamo da Franco Monti, che io personalmente ho sempre detto non l'ho mai nascosto per tanti motivi, poi nel merito si potrà anche scendere quando sarà il momento, è stato il peggiore di tutti, quindi da Franco Monti, Franco Reggine, poi abbiamo Antonio Trofa, che devo dire, tanti altri, poi ci stanno i fuoriusciti, Gianni Mattera, non me li ricordo nemmeno, cioè è stato praticamente un Vito Manzi, e poi abbiamo tra i vecchi, io ci metto anche Nicola Monti, perché Nicola Monti è nato con Franco Monti, quindi stiamo parlando di epoche remote, ha continuato con Franco Reggine, quindi diciamo in tutto questo Gianni Mattera, insomma in tutto questo praticamente vecchiume politico fatto di vecchi che pensavo alcuni consegnati alla storia e altri invece migrati dall'amministrazione con una imbiancata di qualche giovane, ecco, si è creata questa coalizione, sepolcri imbiancati fondamentalmente. Io i giovani vedo pochissimo spazio per chi vuole fare questa esperienza, diciamo, nella coalizione di Staniverde, schiacciati da questi personaggi. Poi vedo anche delle cose molto strane, 8 liste. Vabbè, l'altra volta c'erano le liste, ma c'erano 6 candidati a sindaco, insomma, la situazione era diversa. Adesso vedo 8 liste, di cui 3 addirittura non caratterizzate, non so adesso se è sfuggito, penso a voi sicuramente no, non c'è Staniverde sindaco. Cosa significa questo? Per me significa tanto, significa che qualcosa in quella coalizione già è rotto prima di partire. Io non penso che sia una macchina che funzionerà a 1000.